ringrazio dell'invito, mi pare di essere tra amici, per quel pochissimo che sono riuscito a percepire in questo ambiente. E mi pare che ci sia un'umanità bella che in qualche modo mi aiuta. Io non sono un oratore, non sono nemmeno uno scrittore, nonostante abbia scritto un libro. Cerco di mettere in pratica quello che il Cardinal Martini, che è il mio maestro, colui che mi ha ordinato prete, mi ha sempre detto, a livello anche personale, mi ha sempre detto: guarda, non sprecare parole, parafrasando il Vangelo. Tu cerca sempre di compiere fatti di Vangelo. E credo che questa sia la cosa che porto dentro come una degli insegnamenti più importanti, perché le parole poi vanno. Ciò che rimane è l'esperienza dell'incontro con le persone. E il mio ruolo in carcere è un ruolo appunto di incontro, di ascolto. Io sono un prete, ma sono innanzitutto una persona, un adulto che incontra questi ragazzi, li ascolta, ascolta le loro amabilissime provocazioni quando ci stanno e cerca di percepire che cosa si muove dentro questi ragazzi, per aiutarli a rielaborare la propria storia personale, familiare, per aiutarli a volersi bene, perché molti di questi ragazzi vivono un conflitto aperto non solo con le istituzioni, ma innanzitutto con se stessi. E allora il bello di ciò che vivo è proprio il poterli incontrare in questa maniera frontale, aperta. I ragazzi di Beccaria non hanno mai giri di parole, sono come noi adulti, sono piuttosto sfacciati e per ciò stesso estremamente simpatici. E quindi è possibile con loro instaurare un dialogo molto aperto. E qual è la peculiarità della giurisdizione minorile? È proprio questa: il giudice non è semplicemente colui che condanna, ma è giudice dell'ascolto, della comunicazione. Per esempio, quando un ragazzo viene arrestato, il PM e il giudice hanno l'obbligo di assumere elementi sulla personalità del minore al fine di accertarne la imputabilità e il grado di responsabilità e di quindi valutare anche la rilevanza sociale del fatto, del reato. Questo è molto importante perché quando viene arrestato un ragazzo e viene condotto al CPA, al centro di prima accoglienza, che non è ancora di fatto il carcere, ma una struttura certamente di costrizione, questo senza dubbio, dove i ragazzi devono rimanere per massimo 3 giorni. Il GIP, il giudice delle indagini preliminari, deve cercare di raccogliere tutte queste informazioni attraverso gli educatori, gli psicologi del CPA, proprio per cercare di capire come aiutare questo ragazzo fino al processo. Dove passerà il tempo questo ragazzo in attesa di processo? E allora si aprono 3 possibilità: gli arresti domiciliari, la comunità o il carcere come estrema razza. Capire questo vuol dire capire che innanzitutto l'interesse anche della legislazione minorile è per il ragazzo, per la sua educazione. Non è certo quello di congelare questo ragazzo e toglierlo dall'impatto sociale, pubblico, perché è considerato mostro, deviante, perché è ragazzo difficile. No, l'esigenza è proprio educativa, quella di dire, in attesa di essere giudicato questo ragazzo, come possiamo aiutarlo. E il carcere è davvero l'estrema razza, è l'ultima possibilità, tant'è vero che il carcere minore di Milano, che è il più grande d'Italia, accoglie massimo 60-70 ragazzi maschi. Anche in questo caso le donne, le ragazze sono pochissime, si capisce perché. Le ragazze per lo più fanno o piccoli reati, furti negli ipermercati, oppure grandi omicidi. Non c'è via di mezzo. Ecco, quando un giorno, presentando il libro Non esistono ragazzi cattivi,
Sono stato invitato a Radio 24, alla trasmissione Questa casa non è un albergo, in diretta le telefonate dei radioascoltatori, pensavo fossero abbastanza in linea col titolo dato a questo lavoro. In realtà sono stato massacrato dal giudizio della gente che mi accusava di buonismo, del solito prete che vuole salvare tutti, del fatto che comunque esistono ragazzi cattivi come le chiavi delle celle bisogna buttarle via, lasciarli dentro, frasi davvero che certamente non immaginavo. E allora mi sono accorto che davvero un po' l'opinione pubblica ha questa esigenza di sicurezza, che è lo slogan che soprattutto a Milano va di moda, ha bisogno del mostro da sbattere dentro, ha bisogno per in qualche modo acquietare la propria coscienza adulta di una lezione che sia severa per questi ragazzi. Quando per esempio vediamo sui giornali così ragazzi come Erika e Omar, ragazzi protagonisti indubbiamente di un terribile omicidio, 9 Ligure, 10 anni fa, ecco, quando l'opinione pubblica reagisce in maniera scandalizzata di fronte al fatto che per esempio Omar cominci a uscire per lavorare usufruendo dell'articolo 21, per esempio, tu dici, ma che cosa c'è dietro? Veramente a volte si assiste ad un giustizialismo della peggior specie, secondo me. E allora quello che a me colpisce invece in positivo della giurisdizione minorile è invece questa capacità di saper leggere anche i reati, dentro però una realtà molto più grande, una capacità di guardare le esigenze che sono soprattutto educative. Ora, sappiamo che la Costituzione parla di rieducazione. A me è una parola che piace poco, ma non possiamo smentire la Costituzione. Per me esiste l'educazione. La rieducazione per me ha poco senso, come dire rifacciamo la persona, no, l'educazione, perché nella vita soprattutto di un ragazzo, di un minorenne in pieno momento evolutivo, anche lo sbaglio è contemplato, anzi in qualche modo il limite può diventare risorsa. Molti ragazzi arrivano a Beccaria e pronunciano una frase ricorrente, senza il congiuntivo, se lo sapevo prima. Ora, questa frase già ti fa capire come questi ragazzi non sono così consapevoli e non agiscono così intenzionalmente come molti adulti possono immaginare. Ora, molti ragazzi arrivano a Beccaria per storie problematiche molto dure da affrontare, immaginarsi per un adulto, immaginarsi per un ragazzo, e molto spesso davvero sono ragazzi che palesano una fragilità interiore incredibile. Chi sono gli ospiti di un carcere minorile, senza andare per categorie? Non sono sempre e solo ragazzi stranieri, come fino a 6-7 anni fa prevalenza era, cioè minori di solito stranieri non accompagnati che trovandosi da soli in un contesto cittadino, anche per ragioni a volte di sopravvivenza, agiscono e commettono reati. No, oggi il Beccaria è popolato da numerosissimi ragazzi italiani di famiglie estremamente affettive, dove c'è un papà, dove c'è una mamma, i quali papà e mamma, quando vengono chiamati dal Beccaria, guardi che suo figlio è qui, rimangono completamente sorpresi e dicono: ma non è possibile, avete sbagliato persona, non è mio figlio. Ecco, ragazzi che sconfinano in atteggiamenti, in comportamenti violenti, aggressivi, ma che in realtà a casa sono bravi bambini e difendono questa loro immagine.
Un'immagine che indubbiamente reca anche vantaggi nell'ambito familiare, soldi, permessi. Ecco, si ha la sensazione che molti dei nostri ragazzi che arrivano in beccheria, se italiani soprattutto, sono ragazzi che per la prima volta si scontrano, si incontrano con l'autorità, proprio durante il primo arresto. È come se questi ragazzi non avessero mai avuto un freno, per, senza colpevolizzare la famiglia, perché sarebbe troppo semplice, nessuno probabilmente è stato in grado di aiutare a saper reggere i limiti. Abituati a avere tutto, abituati a in qualche modo essere affettuosamente visti anche dagli adulti, questi ragazzi non possono deludere le aspettative degli adulti e quindi cominciano a vivere una vita parallela, una vita in qualche modo che per gli adulti, per i genitori, una vita assolutamente ineccepibile, e però col gruppo dei pari, con gli amici, fuori sul territorio, è una vita che ha altri valori, altri parametri. Ecco, è chiaro che il carcere quindi è una realtà complessa, difficile. Io ho visto ragazzi sbattere la testa contro il muro di una cella, tagliarsi, come loro dicono, anestetico quasi, di un dolore che hanno dentro. Ho visto ragazzi bulli e boss, piccoli boss di quartiere, piangere, ma quello che certamente è importante è che il carcere minorile deve rimanere una tappa molto breve, molto veloce, e una tappa che faccia riflettere, che avvii un percorso. Ecco perché la parte più bella prevista dalla giurisdizione minorile è quella del cosiddetto tempo di messa alla prova. Cosa avviene? Un ragazzo non va inevitabilmente subito al processo, alla condanna e alla pena. Per i minorenni, a differenza degli adulti, è prevista invece questa opportunità che si chiama messa alla prova. È un'opportunità nella quale lo Stato rinuncia alla condanna, alla celebrazione del processo, e mette alla prova il ragazzo con un progetto promosso dal giudice, concertato con il ragazzo stesso, un progetto che ha una durata massima di 3 anni, che è per lo più portato avanti in comunità educative, e un progetto che prevede degli obiettivi molto concreti. Ecco, se il progetto viene in qualche modo vissuto bene dal ragazzo, gli obiettivi vengono centrati, lo Stato rinuncia alla celebrazione del processo e quindi alla condanna e alla pena. È una formula questa estremamente intelligente, estremamente anche italiana, perché non è così in tante parti d'Europa. Ecco, e questo ha dato e ha prodotto degli effetti davvero benefici. Più del 70% di questi ragazzi che hanno ultimato positivamente la messa alla prova non hanno commesso più reato, non hanno più commesso recidive. Ecco, questo tanto per dirvi un po' la realtà. Poi io questi ragazzi li accompagno soprattutto nel periodo della comunità, vivo con loro, e questa è la parte sinceramente più bella, perché il carcere sicuramente pone dei limiti anche a noi. È vero che io come prete vado dentro le celle, riesco in qualche modo a parlare sempre con i ragazzi, però è chiaro che un ragazzo viene fuori per quello che è nell'incontro tu per tu, anche fuori dal carcere. E la parte più bella che mi è riservata è quella di poterli incontrare fuori dal carcere. Mi chiamano, ci incontriamo, qualcuno è già diventato papà, e affrontano la vita con tutte le fatiche di questo mondo. E allora certamente ci sono alcuni aspetti che vanno detti, poi chiudo. È difficile rilanciare un ragazzo nel concreto quando poi i problemi del lavoro sono quelli che sono. Allora, uno abituato a spacciare, a guadagnare 1.000 euro al giorno, vai a proporgli
400 euro di borsa lavoro, quando va bene, per 6 mesi, finiti questi 6 mesi, non c'è nessuna soluzione, si ricomincia con un'altra borsa lavoro. Per carità, nessuno può fare i miracoli, però è vero anche che purtroppo le opportunità, le alternative, la possibilità di rilanciare questi ragazzi passano da decisioni molto politiche e concrete. Altro fenomeno, quando questi ragazzi compiono 18 anni a Milano, il comune sospende la retta della comunità, perché si ritiene che a 18 anni siano ormai autonomi, maturi e assolutamente già avviati sulla strada, insomma, dell'età adulta. No? Ecco, questo vuol dire di fatto che noi a Milano abbiamo una marea di ragazzi per strada, soprattutto se non hanno famiglia. Per strada vuol dire che poi mettiamo tutti i militari del mondo a Milano, perché il comune ha deciso di investire per la sicurezza sociale sui militari in città, ma io non credo che questi ragazzi renderanno la città più sicura senza la possibilità concreta e una volontà politica precisa di dar seguito ad un percorso che non è perché hai 18 anni che si deve interrompere. E queste sono alcune problematiche che noi viviamo a Milano. Io non so qui sinceramente com'è la questione, però immagino che, adesso è brutto dirlo, ma proprio Gianni ricordava il nostro amico che io mi sono impegnato ad accompagnare, adesso ha più di 18 anni, arrivato al 18° anno comune di Udine, subito mi ha detto stop, grazie, se lo tenga pure. E quindi, per dire, penso che le realtà siano un po' dappertutto così. Poi magari non è mica colpa degli amministratori, per carità, ci sono delle logiche anche molto economiche e pragmatiche. Insomma. Ecco, questo per dire comunque che è davvero bello e importante vivere un'esperienza che sia educativa. Io non faccio politica, non faccio... anzi, il mio essere prete, per la verità, non è così appariscente in carcere, non è qualcosa che io devo sbandierare ai ragazzi, perché lo riconoscono loro da soli. Io non so quante volte ho parlato di Dio, non perché lo volessi io, in carcere è un po' così. È un momento nel quale i ragazzi rientrano in se stessi e riescono a percepire cose davvero grandi. E allora l'esserci in quei momenti credo sia per me un'esperienza molto bella e importante per la mia vita. Ecco, l'ultima cosa che voglio dire è proprio questa: non è che quando uno si mette ad aiutare questi ragazzi o chi è detenuto fa qualcosa per gli altri. Sinceramente, come ho potuto sperimentare, hai solo da guadagnarci, hai solo da capire chi sei, riesci a vivere una sana inquietudine che l'adulto di oggi ha bisogno di ritornare ad avere, perché è a me il quietismo, il perbenismo che mi preoccupa un po'. E allora quando questi ragazzi mi mettono in discussione con le loro provocazioni, io mi sento rinascere, non posso annoiare. Io ho una giornata piena, ma non di impegni, piena di idee, piena di provocazioni, perché non puoi stare acquietato con la tua coscienza. E forse questo va detto un po' a tutti gli adulti. Troppi adulti non vogliono problemi perché ne hanno già tanti. Ma il mondo giovanile ci sta dicendo, attraverso questi reati a volte veramente violenti, che forse dobbiamo anche noi adulti interrogarci.